L'importanza della tutela delle donne è un tema, lei è stato sempre a cuore. Sì, è un tema a me molto caro che ho portato avanti con grande convinzione e con determinazione durante il mio mandato da Ministro per le Pari Opportunità, che continuo ovviamente a seguire da donna impegnata nelle istituzioni, ed è un tema attuale perché nonostante ci sia un quadro normativo internazionale, comunitario e anche nazionale articolato e puntuale che sancisce la parità formale tra donne e uomini, purtroppo siamo ancora lontani dall'obiettivo di una parità sostanziale, per esempio nel mercato del lavoro, ma anche all'interno delle istituzioni e all'interno dell'ambito familiare, dove la più grave forma di discriminazione consiste ancora nella violenza ai danni delle donne perpetrata in ogni forma, dalla violenza psicologica a quella economica, a quella fisica, fino ad arrivare a quella sessuale, addirittura all'omicidio. E questo è un momento politico importante in vista delle possibili elezioni comunali a Salerno. Forza Italia come si presenterà? Forza Italia si presenterà fiera e orgogliosa della storia che ha costruito in questi due anni, una storia che ci ha permesso di portare avanti i valori, i progetti, ideali nei quali crediamo, un percorso di ricostruzione che è iniziato due anni fa e che ci ha portato a costituire un coordinamento cittadino, laddove un coordinamento cittadino evidentemente non c'era o era estremamente debole e autoreferenziale, un coordinamento cittadino formato da professionisti, da giovani, da donne, guidato egregiamente da Antonio Roscia, e un coordinamento cittadino che sta elaborando anche una piattaforma programmatica per provare ad andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. Vedo troppi dibattiti autoreferenziali, troppe beghe di partito, il dovere che noi abbiamo è quello di uscire dalle stanze dei partiti, andare incontro alla gente e fare quello che ha fatto Forza Italia in questi mesi, attraverso per esempio l'allestimento di gazebi o di punti di ascolto, e cioè intercettare quelli che sono i bisogni e le stanze del popolo salernitano. Una scadenza sicura c'è, elettorale, quella delle regionali, anche questa è una corsa importante per Forza Italia, anche qui come si presenterà? Si presenterà con l'orgoglio di aver fatto bene in questi cinque anni, grazie alla buona amministrazione messa in campo da Stefano Caldoro e dalla sua squadra, una buona amministrazione che ha permesso di riparare i danni causati dalla sinistra in questa regione, una buona amministrazione che ha permesso di rimettere in ordine i conti della regione, di ripianare il deficit sanitario e di porre le condizioni per avviare lo sviluppo e il progresso di questa regione. Il suo commento sulla vicenda De Luca non farà di troppo. E ormai abbiamo imparato a conoscere la perseveranza del sindaco De Luca, che in alcuni casi forse scade e cade in un'arroganza anche difficile da giustificare. Non entriamo però nel merito delle vicende interne agli altri partiti, cosa che invece loro amano fare con eguale arroganza, e ci permettiamo semplicemente di giudicare politicamente l'operato del sindaco De Luca, ed è un operato che non possiamo che giudicare negativamente. La nostra idea, la nostra ambizione, la nostra speranza è quella di restituire Salerno a tutti i cittadini salernitani, perché tutti i cittadini salernitani possano e debbano sentirsi figli di questa città, indipendentemente dalla tessera di partito che hanno in tasca. Un commento. Si darà seguito al tavolo del centrodestra in ottica amministrativa? E noi abbiamo promosso questo tavolo di centrodestra, continuiamo a credere che l'unità del centrodestra sia una precondizione essenziale e necessaria per costituire un'alternativa credibile al centro-sinistra. Se qualcuno si sfila per egoismo, per personalismo, avrà poi il dovere di spiegare ai cittadini. Mara Carfagna sarà capolista in regione? No, l'ho già fatto cinque anni fa, è un'esperienza che ho già fatto cinque anni fa, e accettando la richiesta del partito di fare un'esperienza di servizio e di testimonianza, quindi non ritengo opportuno ripetere questa esperienza. Ovviamente sarò in prima linea al fianco del governatore Caldoro e ovviamente in prima linea per sostenere la battaglia di Forza Italia, della coalizione di centrodestra, per avere la possibilità di
ritornare a governare la regione Campania per i prossimi 5 anni, perché questa è, credo, la garanzia migliore per i cittadini campani affinché le cose che sono state avviate possano essere poi proseguite. Grazie. Un commento alla sostituzione di Baionetta alla Fondazione Ravello? No, non commento questa vicenda. Presidente, grazie. Mattarella, cosa si aspetta da questo nuovo presidente? Ma mi aspetto quello che lui ha dichiarato nel discorso che ha fatto, di alto profilo e di grande respiro, e cioè che sia il presidente di tutti, che possa ripianare le lacerazioni della società italiana e anche della politica italiana. Mi è piaciuto molto il richiamo che ha fatto alla necessità di far vivere la Costituzione nel quotidiano attraverso l'affermazione di quei principi e di quei valori che sono sanciti nella Costituzione, a cominciare, giusto per essere in tema, dalla necessità di liberare le donne, davanti sempre in campo per sostenere con convinzione quelle che sono le istanze che giustamente provengono dal territorio e da istituzioni importanti come l'università. Quindi è un richiamo che accogliamo e raccogliamo. Grazie. Ringrazio gli organizzatori di questo convegno per aver scelto questo tema, perché credo che sia un tema di grande, grandissima attualità. Perché? Perché nonostante l'esistenza di un vero e proprio statuto delle pari opportunità, e cioè nonostante l'esistenza di un quadro normativo molto, nonostante la presenza di un quadro normativo importante a livello comunitario, come per esempio la Carta di Nizza o il Trattato di Lisbona, nonostante ovviamente le norme costituzionali, articolo 3, 51 della Costituzione, ma anche leggi ordinarie e regolamenti sanciscano la parità fra i sessi nell'accesso alle cariche elettive, nel mercato del lavoro, nella retribuzione.